Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Con la fine di aprile andiamo a chiudere questo discorso che abbiamo fatto sugli incontri, non andando a parlare né della pratica dell'organizzazione né della teoria su come sfruttare gli incontri, ne abbiamo parlato nei scorsi video. Andiamo a chiudere parlando del valore che hanno gli incontri all'interno della teoria della narrazione. Gli incontri sono un elemento base fondamentale praticamente di qualunque gioco di ruolo, ma al di là della loro utilità per far fare qualcosa agli avventurieri e per introdurre le missioni o le situazioni agli avventurieri, il loro lavoro, il loro ruolo principale all'interno della teoria della narrazione nel gioco di ruolo è quello di rafforzare il tema principale. Di che cosa sia e a che cosa serva il tema principale ne avevamo parlato in un video di un paio di anni fa. Io ve lo linko qui sopra, ma è bruttissimo, non andate a guardarlo. Per riassumere, possiamo dire che sia l'argomento o il filo logico che collega tra di loro tutti gli eventi che avvengono all'interno della storia. Per dirla in parole molto semplici, è di che cosa parla questa storia. Il principale metodo che voi avete come master per rafforzare il tema all'interno della vostra campagna è appunto quello di utilizzare gli incontri. Ogni volta che inserite un incontro all'interno della campagna, pensate a come questo possa andare ad approfondire il tema principale, possa andare a spiegare meglio quello di cui state parlando e di come questo incontro possa suscitare riflessione o discussione da parte dei giocatori. Diciamo ad esempio che il vostro tema principale è, come sempre, banale e bello, diciamo l'eterno conflitto tra il bene e il male. Ora, probabilmente la vostra campagna parlerà principalmente di quei PNG malvagi che fanno cose malvagie e eroi buoni che devono andare a fermarli, o PNG buoni che fanno cose buone e PG malvagi che devono andare a fermare i buoni. E probabilmente con questo ho appena descritto metà delle quest che avete giocato e che giocherete nel resto della vostra vita. Questo fermarsi a vicenda tra buoni e cattivi però non esaurisce sicuramente tutti gli aspetti che il conflitto tra il bene e il male e la sua innata natura manicheista potrebbe portare. Durante la fase di scrittura, mentre state preparando la campagna, soffermatevi a vedere quali siano questi temi, questi sottotemi all'interno del tema principale e di come gli incontri della vostra campagna possano tornarvi utili a sottolinearli. Ad esempio, esistono posizioni troppo estreme anche in un conflitto così totale tra il bene e il male? Esistono cose semplicemente troppo malvagie o troppo buone a un livello tale che nessuna delle due fazioni potrebbe semplicemente pensare di accettarle? Nel caso, quali sono? È possibile effettivamente che questo conflitto possa essere in qualche modo risolto e che le due fazioni riescano a trovare un punto di comodo? O l'unica possibile soluzione per il conflitto è che una delle due fazioni alla fine annienti totalmente l'altra? Dicendo che l'unica soluzione possibile è la totale vittoria del bene o la totale vittoria del male, come sarebbe un mondo effettivamente dominato esclusivamente dal bene o esclusivamente dal male? Questi sono tutti sottotemi a loro volta banali, però per ognuno di questi sottotemi di esempio potreste sviluppare un incontro o una serie di incontri per permettere ai giocatori di esplorarli e vedere quali sono le loro risposte. Fate bene attenzione che questi incontri siano interessanti per i giocatori e che il tema di cui state andando a trattare con la vostra quest sia presente a tutti i livelli del gioco, sia a quello narrativo sia a quello meccanico. Non vi servirà a nulla fare tutto un lavoro di preparazione sulle domande che il tema solleva
se poi all'interno del gioco tutta questa risposta si risolverà semplicemente con un singolo tiro di dado o un singolo dialogo tra un giocatore e un PNG. Fate in modo che questi incontri importanti siano sempre situazioni complesse, magari dilazionati su varie scene, e prendetevi tutto il tempo per far capire di che cosa si sta parlando e qual è la domanda a cui si sta andando a rispondere, in modo che il party non rimanga confuso e capisca l'importanza dell'incontro. Non vi basterà far dire a un PNG che quell'altro PNG è troppo buono o troppo cattivo e adesso andate a menarlo. Fate in modo che questo sia costruito, fate in modo che il PNG sia presentato prima, in modo che i giocatori possano vedere magari il cambiamento del suo comportamento. Fate in modo che magari il PNG parli non il monologo del cattivo, ma fate in modo che lo incontrino prima di scoprire che lui sarà uno dei cattivi e che in qualche modo esprima quali sono i suoi ideali, in modo che i giocatori, quando verrà rivelato che lui da adesso avete male ad ammazzarlo, capiscano che ah sì, è sempre stato un tipo strano. Date anche il tempo ai giocatori di parlare tra di loro o introducete qualche PNG che li sproni a parlare tra di loro in modo che possano sviscerare da soli qual è la domanda a cui si sta andando a rispondere all'interno del tema principale. Quest'ultima cosa è particolarmente importante. Il vostro mestiere come master è quello di trovare le domande che sono implicite nel tema e di farle emergere tramite gli incontri e le situazioni di quest, ma non è quello di dare le risposte. Alle risposte dovranno pensarci i giocatori. Voi non siete lì per fare la morale della favola. Dovranno essere i giocatori a riflettere sui temi che sono stati sollevati e tramite le azioni dei loro personaggi sul mondo di gioco fornire le loro risposte e le loro riflessioni sui temi. Voi potete naturalmente intervenire in questa discussione tramite i PNG, tramite le situazioni di gioco e ovviamente è vostro compito far reagire il mondo di gioco in base alle scelte dei giocatori. Ma questo è uno dei casi in cui non dovete influenzare il corso delle decisioni dei giocatori perché la risposta alle domande sollevate dal tema della quest e la sua applicazione nel mondo dei giochi è proprio esattamente quello che il gioco di ruolo prevede come funzione dei giocatori. Questo però è uno di quegli altri temi incredibilmente lunghi e complessi, quindi lasciamo perdere per ora, ci dedicheremo poi un altro video sempre delle fondamenta del dungeon. Per questo video è tutto, non voglio farlo durare un'eternità, anche se ovviamente è un argomento complesso, quindi sicuramente non può essere trattato esaustivamente in un singolo video. Ci torneremo poi più avanti andando a isolare questioni specifiche, ma nel frattempo, come sempre, mi piacerebbe sapere da voi cosa ne pensate in merito, scrivetelo nei commenti qui sotto. Come fate voi a sviscerare i temi e a incoraggiare i giocatori a loro volta a sviscerare i loro? Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi i prossimi video. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.